Buongiorno a tutti, sono Vittorio Settone, medico veterinario di Chesir e oggi andremo a parlare di un problema insidioso per i nostri pet, specialmente durante il periodo estivo, ovvero i forasacchi. I forasacchi sono delle spighe, principalmente di graminacee, e si trovano nei parchi, nei boschi e in tutti quei luoghi in cui c'è un'erba alta più di 15 cm. Sono molto pericolosi per i nostri pet perché possono agire verosimilmente come dei corpi estranei e andare a conficcarsi quasi come delle frecce nel corpo dei nostri cani. Che cosa succede quando un forasacco agisce verosimilmente come un corpo estraneo? I forasacchi possono conficcarsi in diversi punti, ovvero dentro le orecchie, nelle narici, nella cute e nel sottocute. In questo caso il consiglio che si può dare quando si identifica un forasacco è quello di rivolgersi al proprio medico veterinario di fiducia, che saprà sicuramente fare le manovre necessarie per estrarlo senza alcun tipo di dolore. E come si evitano i forasacchi? Sicuramente bisogna scegliere dei percorsi, specialmente in estate, in cui non ci sia l'erba troppo alta, ovvero erba o prato superiore ai 15 cm, e monitorare sempre al ritorno della passeggiata che non ci siano appunto dei corpi estranei conficcati nel pelo, nella cute o nelle orecchie. Andiamo a vedere ora come è fatto il nemico. Questo forasacco è un forasacco molto giovane, infatti è verde, e sicuramente non ha la capacità di andare a conficcarsi nella cute come questo forasacco, che è un forasacco sicuramente più vecchio, più fibroso e che ha una maggiore possibilità di andare a conficcarsi nella cute e nelle orecchie del nostro pet. Ma effettivamente quando il mio cane può prendere i forasacchi? Sicuramente si parla di stagionalità, ovvero le graminacee maturano prima nel sud Italia, quindi nel periodo di aprile-maggio, e successivamente nel centro e nel nord Italia. Il punto più pericoloso è appunto quando le graminacee, quindi questi forasacchi, queste spighe, diventano molto fibrosi e si può dire nel sud Italia verso maggio-giugno, mentre nel nord Italia verso giugno-luglio. Ricapitolando, come combattere il forasacco, il nostro nemico estivo? Sicuramente ogni passeggiata va monitorata con il nostro pet e non bisogna inoltrarsi in prati che abbiano l'erba molto alta. Questo può essere anche utile perché nei prati con erba alta ci possono essere zecche e o eventuali parassiti. Secondariamente, dopo ogni giro bisogna controllare che il proprio pet non abbia queste spighe di forasacco a diverso grado di maturazione nella cute e nel pelo, ma anche all'interno delle orecchie o tra le zampe.